Gioco in casa. Allora, ciao a tutti, sono Luigi e appunto il titolo del mio talk è controllare la VP REST API tramite JavaScript e React. In realtà eh, ci dedicano su ogni topic REST API, JavaScript e React, sono tre conferenze diverse quindi non vi aspettate che tratterò tutti i temi con lo stesso dettaglio. Quindi io sono appunto Luigi Maselli, sono un full stack JavaScript developer. I miei siti di riferimento sono grigio.org dove è un blog dove parlo di tecnologia, non solo di JavaScript, e l'altro è corsojavaScript.it che è un mio ultimo progetto. Quindi gli argomenti che tratterò in questo spazio sono appunto cos'è un API con qualche accenno a questa novità che ha spaventato un po' tante persone del mondo WordPress, quindi questa nuova admin Calypso. Non scenderò nei dettagli, però utilizzerò appunto delle tecniche che mi permetteranno di eh, accedere a queste API per fare altre cose. E ehm, appunto accenerò anche del, del nuovo JavaScript che probabilmente non è quello che state utilizzando in questo momento all'interno dei, dei vostri blog, perché in realtà anche qui si è aperto un mondo di, di opportunità. E alla fine vi farò vedere un demo... Che eh, appunto utilizzerà JavaScript e React per proporre un front-end indipendente alternativo che accederà alle API. Quindi, cos'è WordPress? Dal punto di vista di uno sviluppatore, eh, sostanzialmente è una scatola che ci restituisce HTML. La gran parte dei siti internet, soprattutto quelli che utilizzano molti contenuti, funziona ancora in questo modo. Però eh, quello che si sta avvenendo sempre più spesso, quindi il fatto di andare verso le applicazioni web e non siti web, quello al quale noi vorremmo tendere è questo, quindi avere la separazione dei contenuti dalla loro presentazione e quindi poter accedere a questo file JSON che rappresenta i dati e eh, fare la variazione nella parte client, che non significa ormai solo più... Eh, l'HTML, ma se parliamo di applicazioni native significa ridisegnare eh, l'applicazione nativa in base ai eh, dati che sono cambiati rispetto alle richieste precedenti. Quindi perché cambiare? Innanzitutto questo processo di cambiamento non sarà una cosa immediata come abbiamo visto su, su WordPress. Tuttavia se utilizziamo WordPress integrato con, con altre tecnologie, altri framework, altre cose, quello che ci interessa è appunto avere l'interoperabilità, quindi avere una separazione tra i dati e eh, l'effettiva la, la rappresentazione, perché appunto possiamo avere applicazioni specifiche native, mobile, responsive, eccetera. Un altro motivo sono le performance. Quando noi chiamiamo una pagina verso il server e ci viene restituito l'HTML, in realtà andiamo a dare al client molte informazioni che lui ha già. E quindi il fatto di dare soli dati ci permette di conservare quello che già abbiamo e quindi dare una maggiore fluidità all'utente. E poi un altro problema più tecnico è quello della separazione della responsabilità. Quindi il fatto di avere dei team, dei. Progetti eh, focalizzati sulla presentazione e altri team magari eh, dedicati al backend, alla validazione dei dati, cose di questo tipo. E quindi eh, andare un po' via da questo approccio dell'applicazione che fa tutto, ma avere più progetti a seconda dei vari casi d'uso. Uh, questa è un'immagine che ho postato sul mio blog perché uh, spesso è difficile capire qual è la tecnologia più corretta per uh, risolvere i problemi che abbiamo e purtroppo non c'è una risposta che va bene a tutti, non esiste neanche per sbucciare le patate, per dire, e quindi uh, alcuni tipi di cambiamenti per forza di cose dobbiamo saper maneggiare un coltello. Maneggiare un coltello significa comunque fare delle cose potenzialmente pericolose che si rompono, però per task che sono in qualche modo più um, uh, contestualizzati, per esempio può nascere una libreria, quindi in quel caso lì lo sbuccia patate, se dobbiamo solo sbucciare le patate, con l'altro strumento possiamo essere molto più veloci. E poi ci sono altre soluzioni, quali framework o addirittura SAS, quindi delegare alcuni processi della nostra applicazione all'esterno. Perché non cambiare? Ovviamente eh, questi cambiamenti non sono immediati, non sono tutti facili e eh, è sempre un compromesso. Per esempio persone che usano WordPress, per quello per cui è nato blog, probabilmente non sono così motivati a cambiare il funzionamento di, di come sta funzionando in questo momento il loro CMS e poi ovviamente eh, si tratta di tecnologie che sono ancora un po' in movimento e quindi bisogna sempre mettere sul piatto della bilancia anche il budget e il tempo che si vuole dedicare. Ovviamente questo discorso è più interessante per chi eh, utilizza le tecnologie web per fare dei servizi e non per vendere dei prodotti fisici perché probabilmente queste innovazioni non cambieranno di molto il suo caso d'uso. Quindi cos'è un API? Eh, sta per Accessible Programmable Interface, in realtà significa tantissime cose e eh, la definizione più semplice è una cosa che fa fare altre cose ai, agli sviluppatori. Per esempio vedremo un esempio semplice, quindi accedere a dei post che sono presenti nel nostro CMS di WordPress. La, la prima opzione che abbiamo è quello appunto di addentrarci nel CMS stesso, questo presuppone che noi conosciamo PHP e che vogliamo appunto modificare dall'interno il, il comportamento. Eh, abbiamo una funzione PHP getPost e eh, appunto questo ci permette di accedere ai post dall'interno del, del CMS. In realtà quello che a noi interesserà di più in questo esempio è eh, la REST API. Questa REST API ci permette tramite il protocollo http di chiamare delle informazioni che sono presenti già in un'istanza WordPress online e eh, possiamo addirittura utilizzare eh, le API demo di WordPress per appunto, sperimentare magari dei front-end alternativi senza andare a modificare temi o altre cose all'interno di, di WordPress. Per um, abilitare l'API dovete seguire eh, questo link che vedete, che eh, appunto ci sono le istruzioni per abilitare il plugin che vi espone l'API di WordPress e eh, quello che otterremo appunto è facendo una chiamata quindi c'è la versione dell'API post, otteniamo appunto i dati che volendo possiamo utilizzare per fare dei front-end diversi. Ovviamente esporre delle API non è come fare delle modifiche su, sul WordPress stesso, ci presuppone una conoscenza che va diciamo un pochino oltre al, al CMS in questo caso quindi magari noi siamo focalizzati più sul marketing, user experience, front end, eccetera, ci impone eh, comunque, se non di realizzare, perlomeno di capire anche altre problematiche, quindi autenticazione, autorizzazione, database, networking, eccetera, che spesso diamo per scontato oppure ci fidiamo del CMS che stiamo utilizzando. E quello che accade e che se noi non abbiamo comunque una visione d'insieme del nostro progetto possono succedere delle cose di questo tipo per esempio questo è un sito non è fatto con WordPress però è molto curato graficamente peccato che se aprite l'inspector di Chrome eh, vengono pubblicate le email delle ragazze che vedete quindi senza neanche registrarvi al sito tecnicamente potete <ride> contattare le persone quindi in questo caso è solo l'email, però nel momento in cui fate un API ma non la fate nel modo corretto, il sito sarà sicuramente bellissimo, però esponete a rischio eh, appunto i dati degli utenti, informazioni sensibili e quant'altro. Quindi sono delle cose che, che vanno pensate, non, non si fanno in 24 ore, così, soprattutto se si tratta di modifiche custom. Sì, sono delle accompagnatrici. <ride> ok, quindi abbiamo i dati, in qualsiasi modo abbiamo i dati. E Quindi cosa possiamo fare? Possiamo fare delle cose che non sono strettamente legate a WordPress, per esempio possiamo prendere questi dati, twittarli, fare dei grafici alternativi, le API di WordPress che sono quelle che utilizza anche Calypso ci espongono moltissime informazioni, noi volendo le possiamo presentare in modo diverso. In questo caso vi farò vedere un frontend alternativo con il nuovo JavaScript. E per il nuovo JavaScript intendo un approccio completamente diverso alla programmazione, che è quello di avere una bellissima applicazione in JavaScript che eh, viene re renderizzata per diverse piattaforme. Cosa vuol dire questo? Che eh, noi diamo per scontato che quando utilizziamo JavaScript ci sia il DOM, per esempio. Questo non è sempre vero perché se vogliamo fare delle applicazioni... In React Native, per esempio, lì non abbiamo il DOM e quindi questo ci impone anche un cambio di, di pensiero. Però i vantaggi sono innumerevoli perché da una sola codebase, ipoteticamente, possiamo realizzare un sito web, un sito ibrido, un sito nativo o addirittura dell'HTML statico per chi non ha JavaScript o per il Googlebot. E jQuery? jQuery in realtà in questo contesto non, non serve più molto perché eh, molte delle funzionalità che ci esponeva jQuery si possono fare in JavaScript e script 6 standard. Per esempio la, la cosa più semplice è questa fetch che eh, chiamiamo appunto l'API le, le di WordPress che ci espone i post. Quel page che vedete viene variato a seconda di quale pagina vogliamo visualizzare ci restituisce una risposta e quando abbiamo i dati andiamo a cambiare la vista quindi eh, questa funzione per esempio fetch funziona sia in javascript client side che server side e ehm, se non è disponibile possiamo utilizzare i polyfill sui browser react abbiamo visto stiamo chiamando un API con una paginazione in realtà quello che fa react quando arrivano dei dati nuovi, non distrugge quello che è già presente nella pagina, ci aggiunge solo quello che è cambiato o quello che è variato. Eh, ci dà eh, un linguaggio che si chiama JSX per rappresentare le viste, che appunto può essere utilizzato sia per fare siti HTML oppure per fare view native, quindi Android, iOS. E eh, ci fa pensare a componenti, quindi dei blocchi di codice che hanno delle funzionalità diverse. Eh, Molto eh, isolate e che non, non vanno a interferire con quello che accade nel resto della pagina. Questo è un esempio di, di contatore molto semplice, eh, che direi di non andare troppo nei, nei dettagli. Comunque quando noi eh, facciamo un click viene incrementato il valore dello stato e in automatico la, la vista viene eh, ricomputata questo è il concetto proprio base di, di React e eh, quando vogliamo utilizzare questo componente, noi abbiamo componente counter in questo caso eh, l'ho messo due volte quindi avrò due widget eh, counter indipendenti uno dall'altro e visto che si parla di, di DOM utilizziamo React DOM per renderizzare nel, nell'HTML eh, il contenuto di questo componente nel caso di WordPress eh, ho fatto un componente chiamato PostList che eh, non fa chiamate lui stesso, riceve dei dati da un componente allo stato superiore che si occupa di contattare le API e quando questo array di items carica nuovi oggetti in automatico vengono visualizzate più pagine. E, um, ok, quindi ricapitolando. Le API permettono una più facile integrazione soprattutto dall'esterno e eh, JavaScript non è solo più eh, il linguaggio di programmazione utilizzato nel browser ma può e deve essere visto come un linguaggio di programmazione che può controllare tutto lo stack volendo. Qui vi faccio vedere il demo. Okay. ok, qui è co cosa accade effettivamente quando uno sviluppa in questo modo? Viene fatto partire un web server che converte il nostro codice ECMAScript 6 in JavaScript supportato dal browser e ehm, una volta che questi file vengono compilati possiamo appunto accedere alla nostra versione di sviluppo dell'applicazione. Quindi qui carichiamo, quando il componente è pronto, la, la prima lista e quando clicchiamo carica ancora, ok, eh, quello che notate è la, la, la transizione appunto dalla pagina iniziale alla pagina del contenuto, è quasi immediato perché comunque quelle informazioni vengono caricate a livello di, di paginazione e, eh, appunto, la pagina sostanzialmente rimane quella che è. Ok, e quindi ho finito, grazie. Se volete approfondire il discorso su JavaScript potete andare sul link che vedete e potete avere uno sconto, altrimenti sono qua se avete delle domande. Ci sono domande? Ciao, eh, volevo chiederti, in WordPress c'è attualmente qualche tema base o diciamo qualche codice riguardanti i temi che utilizza questa tecnologia che si può guardare o qualche risorsa online eh, a riguardo. Allora, di tema che io sappia non ce ne sono, però l'esempio che puoi vedere come caso reale, il più grosso possibile è Calypso che eh, diciamo implementa tutto lo stack, quindi Node.js, React, eccetera, fa delle chiamate e eh, lì ti fa capire anche proprio il modo diverso con, con il quale utilizzi WordPress, perché poi lo scopo è quello di utilizzare WordPress solo come un fornitore di dati, sostanzialmente. A livello tema, nulla ti vieta di richiamare, fare non so, un tema vuoto e richiamare eh, le dipendenze che ti servono, quindi sostanzialmente React è il transpiler per eh, convertire il codice in ECMAScript 5 prego altre domande ok grazie ancora ciao